Il Vaticano, sede della più antica istituzione religiosa del mondo occidentale, la Chiesa Cattolica. Per migliaia di anni ha visto passare re, presidenti e dittatori. Simbolo del legame tra l'umano e il divino, il suo potere è senza pari. Il Vaticano rappresenta un luogo che per secoli è stato molto potente e per la sua grande influenza è stato protagonista di scandali di ogni genere. I segreti del Vaticano sono tra i capitoli più scioccanti della storia dell'umanità, come il tradimento della Chiesa nei confronti dei Templari. Qui ci sono i verbali dei processi mantenuti segreti per 700 anni. Gli orribili attacchi contro un papa morto. Esumarono il cadavere. Era morto da circa un anno. Si può immaginare quanto fosse orribile da vedere. Gli scioccanti legami con i criminali di guerra nazisti. Gli uomini della CIA scoprirono che molti nazisti si erano rifugiati nelle chiese di Roma. E le alleanze con gruppi ultraconservatori che pretenderebbero di influenzare il resto del mondo. Il Vaticano, faro morale del mondo, è attraversato da zone d'ombra. La realtà stessa è così spettacolare e così affascinante che in qualche maniera le teorie cospirative e i vari miti sono solo un piccolo antipasto che precede un piatto forte molto soddisfacente. La vera storia del Vaticano è perfino più oscura di quanto si immagini. La Chiesa Cattolica Romana è l'unica istituzione religiosa al mondo ad avere ufficialmente la propria città-stato. Il Vaticano, con un territorio di 0,44 km quadrati, si trova all'interno della città di Roma, una vera e propria fortezza che un muro di cinta separa dal mondo esterno. Autorità morale del mondo occidentale per secoli, oggi i segreti di come il Vaticano costruì e mantenne il suo potere impressionante vengono finalmente alla luce. Roma custodisce una quantità incredibile di segreti e molti sono convinti che la maggior parte di questi si trovi in Vaticano. Film come Angeli e Demoni o Il Codice da Vinci hanno fatto credere a molti che ci sia qualcosa di vero in quello che raccontano. Quando credo di conoscere ormai i miti e le cospirazioni più pazzesche riguardo al Vaticano, ne scopro una nuova, che i massoni gestiscono segretamente il Vaticano o che lì dentro ci siano gli Illuminati. C'è perfino chi pensa che in Vaticano ci siano dei documenti che smentiscono l'esistenza di Gesù. Ma le esagerazioni della cultura popolare non fanno giustizia alla vera storia del Vaticano. Come spesso dico parlando del Vaticano, non c'è bisogno di inventarsi qualcosa, perché la realtà stessa è già abbastanza spettacolare e affascinante. La posizione di potere del Vaticano, come collegamento tra l'umano e il divino, ha un lato oscuro. La sua storia centenaria di influenza mondiale porta a lotte di potere, a oscure manovre politiche e perfino all'omicidio. E tutto ciò sotto gli occhi del capo della Chiesa, uno degli uomini più potenti del mondo. Il papato è una monarchia, dunque è questa la struttura essenziale di potere. L'autorità in Vaticano promana dal papa. Questa struttura di potere autoritario crea diverse manovre corrotte in tutto il regno della Chiesa. Nella lunga successione di papi ce ne sono stati alcuni molto buoni e altri veramente terribili. Hanno ucciso i loro rivali e compiuto ogni misfatto inimmaginabile, come se la Chiesa fosse guidata da una famiglia mafiosa. Negli anni più cupi dell'Europa centrale, il Papa condivide il potere con il Sacro Imperatore Romano. Gli imperatori esercitano il loro dominio sul regno fisico, mentre i papi sovraintendono alla spiritualità del popolo. In teoria è un potere condiviso. In realtà porta a un sanguinoso scontro tra monarchi. I papi non sono eletti dal popolo, dai cittadini, per così dire, e non tramandano il papato ai propri figli. Per questo motivo si faceva un grande sforzo nell'organizzare la successione.
per essere certi di poter contare su un gruppo di alleati potenti. L'evento più sanguinoso di tutta la storia della Chiesa è forse quello che vede un papa compiere cose indicibili per rafforzare il suo potere. Gennaio dell'897. A Roma è in corso un processo. Le accuse: sacrilegio e usurpazione del trono papale. L'accusato è il papa, morto ormai da 9 mesi. È il sinodo del cadavere, noto anche come concilio cadaverico. Il sinodo del cadavere, in sintesi, è la storia di un papa che viene esumato dalla tomba per essere giudicato per i crimini che ha commesso da vivo. Prima di morire, Papa Formoso è un pontefice popolare nei suoi 5 anni di regno. Ma strada facendo, si fa un nemico. A Formoso era stato chiesto, o meglio, era stato gentilmente costretto a incoronare imperatore un membro della famiglia dei duchi di Spoleto. Guido III di Spoleto è già sacro romano imperatore e governa in quel tempo gran parte dell'Europa centrale. Ma non ha fiducia in Papa Formoso. Obbligandolo a incoronare suo figlio co-imperatore, il Ducato di Spoleto spera di ottenere un maggiore potere politico sul Papa. In risposta, Papa Formoso fa deporre i duchi di Spoleto da una fazione rivale e incorona un nuovo imperatore. I duchi giurano vendetta, ma non potranno portarla a termine, perché Papa Formoso muore di infarto. È l'aprile dell'896. Poi riescono a far nominare il suo successore. Il papa a quel tempo era Stefano VI ed era stato nominato grazie al forte appoggio dei duchi di Spoleto. Avevano un potere non indifferente di intimidazione politica, sapevano ungere le ruote. La corruzione era molto diffusa e i papi, a loro volta, non ne erano esenti. Su pressione dei duchi di Spoleto, Papa Stefano VI decide di processare il papa che lo ha preceduto, per legittimare la sua stessa posizione come pontefice. Ciò che accade dopo sembra tratto da un film dell'orrore. Esumarono il cadavere. Era morto da circa un anno, si può immaginare quanto fosse orribile da vedere. Lo vestirono con gli indumenti papali, lo legarono a una sedia e incaricarono un diacono di parlare per lui. Papa Stefano guida personalmente il processo, con delle scene spaventose in cui urla, insulta e deride il papa defunto. Accusa quel cadavere in decomposizione di aver usurpato il papato di fronte a membri del clero sconvolti. La conclusione del processo ovviamente è scontata. Stefano riconosce il cadavere, colpevole di tutte le accuse. Riconosciuto colpevole, il cadavere fu spogliato delle vesti papali, fu vestito da bracciante e, per aggiungere al danno la beffa, lo privarono di 3 dita tagliandogliele. Ovviamente quelle dita che usava per benedire. Lo spaventoso trattamento del capo spirituale della Chiesa da parte del suo successore suscita ondate di sdegno in tutto l'impero. Perfino nel Medioevo, la gente si scandalizza nel vedere i propri leader morali capaci di tali crudeltà. Erano disgustati da tutto ciò e chiesero che Stefano VI fosse deposto. Lo imprigionarono e per ciò che aveva fatto lo strangolarono nella sua cella. Per molti, il sinodo cadaverico rappresenta il punto più basso della storia del papato. Ma il processo è solo l'inizio di una tendenza. È il segnale che la Chiesa e i suoi capi saranno pronti a fare di tutto, anche cose abominevoli, pur di mantenere la loro posizione di potere nel mondo. A volte qualcuno mi chiede se ci sia un papa in particolare che rappresenti il culmine delle cospirazioni e dei miti sul potere vaticano di cui sentiamo parlare, e uno dei più rappresentativi è certamente Papa Borgia. I Borgia erano una famiglia di Valencia, in Spagna, molto potente tra il XV e il XVI secolo. Diedero alla Chiesa 2 papi, Alfonso Borgia, 1455-58, e suo nipote, Rodrigo Borgia, che divenne papa con il nome di Alessandro VI, 1492-1503. Le storie che circondano Alessandro VI e il resto della sua famiglia
sono tra le più deplorevoli che si siano mai associate alla Chiesa Cattolica. Dopo essere diventato papa, Alessandro si guadagna presto una reputazione di uomo assetato di sangue. Molti ricchi italiani subiscono la confisca delle proprie terre e vengono messi in prigione. Molti muoiono improvvisamente in strane circostanze. Un frate che osa parlare contro di lui viene scomunicato e messo a morte. E se questa sete di sangue non bastasse, Papa Alessandro è noto anche per aver infranto il suo voto di castità, al fine di consolidare il proprio potere. Il suo libertinismo è finalizzato a creare una dinastia personale. Ha dei figli illegittimi, almeno 7, ma forse anche 10. Una delle peggiori accuse mai fatte al papato vede come protagonista lo stesso Alessandro VI. L'evento è noto come il Ballo delle Castagne. Il 30 ottobre del 1501, nel palazzo del figlio del Papa, Cesare Borgia, un grande raduno si trasforma da festa celebrativa in orgia. Durante un banchetto domenicale, il Papa chiamò 50 cortigiane o 50 prostitute a ballare davanti a lui, prima vestite e poi nude. Secondo una testimonianza storica, dopo cena furono gettate delle castagne per terra e le donne nude dovevano raccoglierle muovendosi a quattro zampe. Quando il festino giunge al suo culmine, gli uomini sono invitati ad avere rapporti sessuali con le cortigiane sotto gli occhi del Papa. Se sia un racconto vero o no, in realtà non è possibile stabilirlo, ma ci sono numerose prove tanto a favore che contro la sua autenticità. Questo fatto è registrato nel diario di un funzionario ecclesiastico di alto rango, ma per molti studiosi moderni è da qui che i racconti sui Borgia vengono esaminati con maggiore attenzione. Molte delle fonti usate per descrivere l'orgia e molti altri comportamenti scandalosi vengono da lettere e diari di persone note per essere nemiche dei Borgia. C'era gente che li adorava, ovviamente, perché tutta la loro vita dipendeva da loro, ma anche gente che li odiava profondamente, quindi siamo un po' in balia della propaganda. Ma che cosa ne pensano gli storici? Molti studiosi moderni ritengono che Alessandro VI sia vittima di una cospirazione a base di notizie false. Il clero italiano cerca di mettere i Borgia spagnoli in cattiva luce e li depone dal potere. Ma questo non significa che i Borgia fossero dei santi. I figli illegittimi del Papa non si discutono, né i morti che si sono accumulati durante il suo papato. Ci sono molte forze che portarono un cambiamento nel tipo di cultura che rese possibile l'elezione di Alessandro VI. Insomma, puoi accettare che il re di Francia uccida o che abbia dei figli dalla sua amante, ma non ti aspetti che lo faccia il Papa. È una chiesa che si basa sulla personalità, su chi è il Papa, e quando erano dei re, vivevano come dei re. Gli studiosi hanno coperto per secoli i segreti del Vaticano. Questa istituzione, notoriamente riservata, mantiene uno stretto riserbo sulla propria storia, tanto che nel corso della sua esistenza è stata per lo più tenuta rigorosamente sotto chiave. La storia del Vaticano e della Chiesa Cattolica è nascosta nell'archivio segreto, custodita sotto chiave a pochi minuti da qui, dentro le impenetrabili mura del Vaticano. L'archivio fu creato nel 1610, ma rimase chiuso fino al 1881, quando Papa Leone XIII lo aprì solo agli studiosi. Ancora oggi potervi accedere è tutt'altro che facile, si deve superare un rigoroso controllo, fare domanda formale e rinnovare le proprie credenziali ogni 6 mesi. Questo significa che se per qualche ragione il Vaticano non ti vuole, non puoi entrare. La riservatezza è un valore molto apprezzato in Vaticano. Quando l'archivio viene finalmente aperto agli studiosi alla fine dell'Ottocento, l'accesso è pieno di restrizioni. Ci sono ancora categorie di cose che non vi mostreranno. Per esempio, tengono tutti i materiali relativi a un dato papato insieme e di solito li mantengono riservati per almeno 50 anni dopo la fine di quel papato. Per secoli il Vaticano ha agito con le sue regole, senza che nessuno potesse sbirciarvi dentro.
Ma questa nuova era di trasparenza del Vaticano rivela moltissimi documenti preziosi. La richiesta di annullamento di matrimonio di Enrico VIII, che porta alla rottura tra Inghilterra e la Chiesa. La ritrattazione di Galileo delle sue teorie sulla galassia dopo le accuse di eresia. La bolla di scomunica di Martin Lutero. Ma presto gli storici scoprono che c'è un trucco nella nuova apertura del Vaticano. L'archivio del Vaticano non consente una ricerca libera. Gli studiosi devono essere già molto informati per poter fare le giuste richieste. I ricercatori non sono liberi di ispezionare i materiali a piacimento o di fare nuove scoperte. Questo significa che il Vaticano può tenere nascosto quello che vuole e mantenere eventualmente segreta una qualsiasi parte della sua storia. Gli archivisti fanno la selezione, per me, di quelli che ritengono siano i documenti importanti. Nessun ricercatore, nessuno storico, nessun investigatore vuole che la cernita sia fatta da un altro al posto suo. Quando si tratta dell'archivio segreto, sembra che il Vaticano con una mano ti aiuti e con l'altra ti ostacoli. Uno dei documenti forse più sorprendenti dell'archivio segreto, reso pubblico dopo essere stato smarrito, riguarda un gruppo su cui si sono scatenate le congetture più ardite nell'ambito della storia della Chiesa. I Templari. Abbiamo il processo ai Templari, i cavalieri cristiani protagonisti delle crociate e poi processati per eresia. Qui ci sono i verbali dei processi mantenuti segreti per 700 anni. Secondo una teoria cospirativa, i Templari scoprirono a Gerusalemme dei documenti che mettevano in luce le menzogne della Chiesa per allargare il proprio potere nel Medioevo. Qualcuno sostiene che vi siano delle oscure verità che distruggerebbero la Chiesa e persino il mondo. Si dice che i Templari usarono questi documenti per ricattare la Chiesa in cambio di soldi e di potere, finché un papa cospirò per spazzarli via, massacrandoli. Nel 2007, un documento smarrito negli archivi del Vaticano rivela finalmente come siano andate le cose. La storia dei Templari, del Vaticano e della Chiesa Cattolica Romana, questa storia è stata come appannata dal Codice da Vinci. Il nuovo documento rivela nei dettagli i processi ai Templari che si svolsero in Francia nel 1308. Le trascrizioni mostrano come i Templari furono accusati di eresia dal re di Francia Filippo IV. Alla base delle accuse c'era uno strano rituale di iniziazione dei Templari che prevedeva, tra l'altro, di sputare sulla croce, di negare Gesù e di baciare un uomo sulla bocca. Ora comprendiamo che se queste cose sono esistite, non erano altro che una prova per saggiare i membri dell'ordine dei Templari perché fossero in grado di sopportare le persecuzioni che avrebbero affrontato come cristiani se fossero caduti nelle mani del nemico. Ma gli atti del processo mostrano che il Papa ha simpatia per i Templari. Papa Clemente assolve i Templari dal peccato e si propone di riformarli. Filippo, tuttavia, vuole di più. Ha un grande debito nei confronti dei Templari e si sente minacciato dalla loro forza. Per questo fa pressioni sul Papa per liberarsene. Il documento mostra che il Papa acconsente e scioglie l'ordine, tradendo quei leali cavalieri che avevano chiesto la sua protezione. Filippo condanna a rogo almeno 120 uomini e i Templari, con la loro ricchezza e il loro potere, vengono spazzati via. Il documento chiarisce che i cavalieri non sono eretici e dimostra che il Papa non ha ordinato la loro esecuzione. Ma lo rende comunque complice di una manovra politica finalizzata a decimare un ordine religioso. Vedere quello che hanno fatto e come abbiano cambiato la storia è una cosa che mi colpisce molto. Alcuni credono che l'archivio celi altri segreti importanti, come per esempio l'avvicinamento della Chiesa a un gruppo conservatore come l'Opus Dei. Né il Codice da Vinci, l'Opus Dei è rappresentato come un'organizzazione ultraconservatrice avida di potere. Molti credono che il vero gruppo dirigente sia formato da burattinai che agiscono all'interno del Vaticano e controllano il Papa e ciò che fa la Chiesa.
Si sospetta che ne facciano parte tanto degli alti prelati quanto autorevoli membri di governi stranieri. Che cos'è, quindi, l'Opus Dei? L'Opus Dei è nata in Spagna nel 1928, creata da un prete spagnolo, José María Escrivá, divenendo, negli anni 30 e 40, il più importante movimento conservatore cattolico nella Spagna di quegli anni. Spesso è chiamato il lavoro, Opus, da chi vi fa parte. È la versione più morbida dell'Opus Dei. La versione più dura dell'Opus Dei è un'organizzazione costruita in gran parte sulla segretezza. I teorici del complotto dicono che l'Opus Dei sta cercando di prendere il controllo della Chiesa con l'idea di imporre la propria visione del mondo. Questa visione nasce da quello che molti ritengono un comportamento settario. Indossano per un'ora circa al giorno questa catena pungente attorno alla coscia, detta cilicio. E inoltre, una volta a settimana, si percuotono la schiena con una piccola frusta di cuoio o di corda per circa 10-15 minuti. Questi strani comportamenti preoccupano molti osservatori, ma vengono descritti in modo tendenzialmente esagerato. Qui non si tratta del delirante monaco albino del Codice da Vinci che si flagella a sangue con frenesia. Loro non sanguinano, non urlano di dolore. Ma altre pratiche dell'Opus Dei ricadono al di fuori di ciò che molti nella Chiesa ritengono accettabile. Come il fatto di avere diversi livelli di appartenenza e di trattare peggio quelli che sono più in basso. Una volta arrivai prima ad un appuntamento con un prete dell'ordine. Entrai in una stanza pensando di essere stato chiamato e c'era una donna che spazzava il pavimento e scappò dalla stanza urlando perché non le era consentito di vedere degli uomini. Lei faceva parte della classe inferiore dell'Opus Dei. Si è scoperto che alcuni superiori dell'Opus Dei leggevano la corrispondenza dei loro membri per controllare quello che facevano. Questa natura segreta, unita a delle attività controverse, suscita delle preoccupazioni sull'influenza dell'Opus Dei all'interno della Chiesa, soprattutto quando comincia a crescere verso la fine del XX secolo. Godevano di un grande favore durante il papato di Giovanni Paolo II. L'Opus Dei era in qualche modo l'amato figlio maggiore del Papa. Ho visto crescere significativamente l'influenza dell'Opus Dei con la nomina di alcuni loro preti a posizioni molto importanti in Vaticano. La crescita dell'Opus Dei porta a sospettare che questa setta ultraconservatrice sia la vera burattinaia del Vaticano. L'Opus Dei non controlla il Papa, ne sono abbastanza sicuro, ma sembra che abbiano sempre più influenza sulla scena romana. Penso che secondo loro siamo una chiesa sotto l'assedio, in qualche modo, della cultura moderna. Alcuni ritengono che l'Opus Dei si impegni a tal punto nell'impedire alla chiesa di evolversi nel mondo moderno da mantenere segreti i propri membri perché possano infiltrarsi a tutti i livelli del Vaticano e controllarlo dall'interno. Se volete scrivere una sceneggiatura e volete assegnare ad un gruppo il ruolo di quelli che lavorano di nascosto dietro alle quinte, l'Opus Dei è perfetta per la parte. Tuttavia, questa influenza non equivale ad avere il controllo. Si tratta solo di un giocatore in un gioco molto complicato. I segreti del Vaticano non appartengono solo alla storia antica. Fin dalla fine del XX secolo, molti papi condannano pubblicamente l'Olocausto e i regimi fascisti della Seconda Guerra Mondiale. Ma il coinvolgimento della Santa Sede con i peggiori regimi del XX secolo non è chiaro né ovvio come il Vaticano vorrebbe. Il problema per la Chiesa, rispetto alla sua storia, è che tutto andava bene quando era un impero. Ma nel 1870 il Vaticano perde il suo impero. Il Vaticano e il Papa governavano lo Stato Pontificio, i territori dell'Italia centrale e settentrionale che appartenevano alla Chiesa. Ma il risorgimento italiano alla fine del XIX secolo si impone sul Vaticano, realizzando l'unità d'Italia. Perdono il loro impero, perdono tutte le terre e la popolazione che le abita.
e si riducono a quella che è oggi la Città del Vaticano, un minuscolo territorio, e non sono più dei sovrani regnanti, ma soltanto dei papi. Tutto questo continua per almeno 60 anni, finché Benito Mussolini, il dittatore fascista, va al potere. Mussolini ha una madre cattolica, ma rifiuta la religione e fin da giovane diventa un ateo dichiarato. Quando inizia la sua ascesa al potere nel 1921, Mussolini si rende conto del vantaggio politico di abbracciare nuovamente la Chiesa. Guadagnandosi il sostegno dei cattolici italiani, può rendere più solido il suo potere. La Chiesa cattolica non possedeva il paese intero, ma ne possedeva comunque una buona parte. La Chiesa cattolica era l'istituzione più antica e quindi più influente dell'Italia moderna. Aveva bisogno dell'appoggio della Chiesa e per questo stabilì un accordo nel 29. La Chiesa lo sostenne, gli giurò piena fedeltà, lo seguì pienamente. E lui cosa gli diede in cambio? Gli diede l'equivalente di $1 miliardo odierni per compensare la perdita dello Stato Pontificio. Un mucchio di soldi. E inoltre disse al Papa, io ti rendo un sovrano. Ti riconosco come re e sovrano sulla Città del Vaticano. Hai tutti i diritti che avevi quando avevi un impero. Sotto Pio XI il Vaticano recupera ufficialmente la sua sovranità, grazie all'accordo stretto con Benito Mussolini. Ma Mussolini diventa sempre più spavaldo come capo di Stato. Le sue azioni diventano più fanatiche, mentre il Vaticano continua a seguirlo per paura di perdere il potere ritrovato. Nel 35 e nel 36, quando Mussolini decide di espandere l'impero italiano e invade l'Etiopia, dove compie un brutale massacro, chi lo sostiene? La Chiesa. Non solo hanno investito su alcune fabbriche d'armi, ma i cardinali salutano le truppe, le benedicono. Un cardinale la definisce una guerra santa. La Chiesa e i fascisti sono indissolubilmente legati. L'ideologia del fascismo portò dei grandi benefici. E una delle cose in assoluto più importanti fu un'esplicita condanna del comunismo. In Europa, dei forti movimenti marxisti cominciavano a guadagnare terreno nelle libere elezioni democratiche. La paura del Vaticano nei confronti del comunismo lo porta a un'altra alleanza, con la più vituperata figura del XX secolo. Hitler era ansioso di trovare un governo straniero che firmasse un trattato con lui. E qual è il primo paese che firma un accordo? Il Vaticano. Quando il regime nazista andò al potere in Germania negli anni 30, in Vaticano si intuì immediatamente che sarebbe stato possibile avere dei vantaggi con questo regime e poter ricavare uno spazio a favore dell'indipendenza della Chiesa dove farsi strada. Così come nell'accordo con Mussolini, Pio XI si sporca le mani dando il suo appoggio ai nazisti in cambio del diritto della Chiesa a esistere in Germania e di denaro. C'è una tassa volontaria che la Chiesa ha raccolto a partire dalla generazione precedente nella Germania di Bismarck. È tra l'8 e il 10% del salario. Hitler dice, vi faccio un favore, la trattengo io come contributo alla fonte e ve la mando a Roma. Questo porta la bellezza di $100 milioni l'anno in Vaticano. Tutto questo durò più o meno fino alla fine degli anni 30. Nel 1937 il Papa pubblicò una famosissima enciclica che criticava esplicitamente il fascismo e la pubblicò in tedesco, proprio perché era rivolta al regime nazista in Germania. L'enciclica segnò la fine dell'idea «si possono fare affari con questa gente». Per molti è troppo poco e troppo tardi. Il danno ormai è fatto. Il capo della Chiesa cattolica ha mercanteggiato con due regimi fascisti, dando loro una legittimità. Dopo il 1940, la Chiesa cattolica non si può più permettere il lusso dell'imparzialità. All'inizio non si immaginava che la Germania nazista avrebbe creato dei campi dove mettere in atto uno sterminio di massa con tecniche industriali, ma questo cominciò ad accadere. Di fronte alle decisioni prese tanto dal Vaticano come da vescovi cattolici e tedeschi alla fine degli anni 30 e negli anni 40, molti ritengono che si preoccuparono soprattutto di preservare l'istituzione della Chiesa
ma non furono capaci di denunciare i crimini contro l'umanità, i crimini contro la coscienza, con la forza che avrebbero meritato. Ma il segreto più scandaloso che il Vaticano nasconde, più che la guerra, riguarda il dopoguerra, quando le autorità del Vaticano collaborarono con le cosiddette Red Lines, le vie di fuga per gli ex nazisti. Dopo la fine della guerra, furono organizzate molte Red Lines in tutta Europa. Per gli ex nazisti, queste Red Lines portavano soprattutto verso il Sud America. Ma c'erano anche delle Red Lines vaticane, gestite da un vescovo, Monsignor Alois Udall, un vescovo austriaco. Si trattava di veri simpatizzanti della causa nazista. Utilizzando le risorse della Chiesa, Monsignor Udall coprì la fuga di uomini come Franz Stengel, comandante del campo di Treblinka, che ha ucciso più di 1 milione di persone, e di Adolf Eichmann, l'uomo che organizzò i treni diretti ai campi di concentramento. Gli uomini della CIA scoprirono nelle chiese romane molti rifugiati nazisti, filmarono e fotografarono le auto che li portavano avanti e indietro dalle chiese. C'è chi dice che questa fu una cospirazione, e io penso che sia una giusta accusa. La Chiesa Cattolica, mentre da una parte si poneva contro la situazione inumana e vergognosa dell'Olocausto, dall'altra rendeva possibile a criminali di guerra di sfuggire alla giustizia alla fine della guerra. Dopo più di 80 anni dall'accordo stipulato con i nazisti, l'archivio segreto del Vaticano non permette ancora l'accesso ai documenti di quell'epoca. Il Vaticano è molto attento a mantenere i suoi segreti al riparo da occhi indiscreti. Ma la morte improvvisa di un papa scatenò una reazione a catena di scandali. La mattina del 28 settembre del 1978, solo 33 giorni dopo essere stato eletto papa, Giovanni Paolo I viene trovato morto nelle sue stanze. Dal Vaticano escono notizie contraddittorie. Il Vaticano fece un errore fondamentale dicendo che Giovanni Paolo I era morto tranquillamente nel sonno o leggendo l'Imitazione di Cristo. Questo si rivelò falso. Quando il cardinale segretario di Stato viene a sapere che una suora ha scoperto il corpo del Papa, quella che gli portava il caffè ogni giorno alle 6 in punto del mattino, dice: non si può dire che una donna ha scoperto il corpo del Papa, potrebbero pensare male. Le chiede di mentire e fa dire a due preti di aver scoperto il corpo, ma la verità viene fuori. La menzogna non tiene. Presto circolano voci di una cospirazione. Papa Giovanni Paolo I, secondo molti, sta per aprire un'inchiesta sulla Banca Vaticana. 33 giorni dopo viene trovato morto. C'è una teoria secondo la quale Giovanni Paolo I fu ucciso perché sapeva troppe cose sugli scandali della Banca Vaticana. Nonostante l'iniziale imprecisione del Vaticano sullo svolgimento dei fatti, nulla dimostra che vi sia stato un delitto. Effettivamente era molto malato. Le suore dell'appartamento papale erano così preoccupate per la salute del Papa da essere andate a consultare l'Annuario Pontificio, pubblicazione ufficiale della Santa Sede, per sapere quale fosse stato il pontificato più breve della storia. Questo accadeva la notte in cui il Papa di fatto morì, quindi probabilmente non fu una grande sorpresa per loro, ma lo fu per il resto del mondo. Il 18 giugno del 1982, sotto un ponte di Londra, viene scoperto un uomo impiccato. Sembra trattarsi di un suicidio. La sua morte lega il Vaticano e la mafia in uno scandalo che lascia il mondo incredulo. Tutto ha inizio con la Banca Vaticana. Se lo chiedete in Vaticano, vi rispondono che la Banca Vaticana non esiste. Vi diranno che ciò che esiste è una cosa chiamata Istituto per le Opere di Religione. È una banca diversa da tutte le altre. Nessuno vede i conti se non chi la dirige e il Papa in persona. Priva di ogni controllo, la Banca Vaticana è oggetto di numerosi scandali. Quasi dalla sua fondazione nel 1942.
Ha molto contante perché gestisce le organizzazioni di beneficenza e quelle cattoliche sono le più grandi del mondo. Hanno sempre soldi in contanti che finiscono nella Banca Vaticana, che poi li investe in cose che solo loro sanno. Uno di questi investimenti è nel Banco Ambrosiano, una banca italiana con sede a Milano. Il suo presidente è Roberto Calvi. Roberto Calvi era un banchiere di medio livello in una banca cattolica italiana dalla fine degli anni 60 in poi. Fece carriera in banca, era ambizioso e a un certo punto riuscì a ottenere un incontro con i dirigenti della Banca Vaticana. Quando Calvi incontra l'arcivescovo Paul Marcinkus, presidente della Banca Vaticana, trova un vero e proprio complice. C'erano delle restrizioni che impedivano a Calvi di fare quello che voleva e lui che cosa fece? Prese i soldi del Vaticano e fece degli investimenti. Quando arrivarono gli ispettori, risultò che le sue società avevano un bilancio importante e Calvi spostava i soldi del Vaticano altrove, pagando per poterli usare. Calvi mente ai nuovi investitori sulla solidità della sua banca e usa i soldi del Vaticano per tenere in piedi le sue bugie. Nel 1982 il castello di carte di Calvi crolla. Si scopre che il Banco Ambrosiano ha un buco di 1,2 miliardi di dollari. Il banchiere viene processato e condannato. Calvi lascia il paese per recarsi a Londra. Una settimana dopo lo trova un impiegato che si reca al lavoro al Daily Express. Vede un corpo appeso sotto a un ponte di Londra. Si scopre che si tratta di Calvi con un passaporto falso. Scotland Yard archivia la sua morte come suicidio. Ci vorranno 25 anni e altre 6 inchieste prima di avere le prove che è stato un omicidio. Benché la morte di Calvi sia stata dichiarata un omicidio, il processo avrà luogo solo nel 2005. 5 persone, tra cui un boss della mafia siciliana, sono accusate di aver cospirato per uccidere il banchiere di Dio. Ma la giuria li assolve tutti e 5 per insufficienza di prove. Nessuno verrà mai condannato per la sua morte. Si potrebbe fare un gioco da tavolo su chi ha ucciso Calvi, la mafia, i politici italiani o il Vaticano e l'arcivescovo Marcinkus, troppo coinvolto in questa storia. Tutti avevano un motivo per volere la sua morte. Le autorità del Vaticano accettarono poi di pagare 244 milioni di dollari ai creditori dell'Ambrosiano come gesto di buona volontà, pur negando qualsiasi responsabilità. Quando poi il presidente della Banca Vaticana, l'arcivescovo Marcinkus, viene accusato di frode in Italia a causa del suo legame con Calvi, il Vaticano lo protegge ospitandolo all'interno delle sue mura inviolabili. Dissero: non abbiamo un trattato di estradizione con l'Italia, non ve lo diamo. E la Corte Costituzionale conferma: il Vaticano ha ragione, non sono obbligati a farlo. Marcinkus non sarà mai processato. L'arcivescovo Marcinkus si dimette e per tutta la vita dichiarerà la sua estraneità rispetto allo scandalo. Il Vaticano inoltre nega qualsiasi illecito da parte sua o della banca. Anche nei documenti, Marcinkus è molto attento a non farsi mai sfuggire nulla. Ci sono dei documenti del 1979 che mostrano in maniera evidente l'arroganza della Banca Vaticana. Uno dei documenti più interessanti trovati è quello in cui il vice procuratore generale degli Stati Uniti scrive a Marcinkus: stiamo cercando delle informazioni su una società che ha un debito con il governo per frode e di cui vorremmo congelaste il conto. La risposta di Marcinkus fu: andate a quel paese, e aggiungeva: tra l'altro la Banca del Vaticano è stata fondata anni fa da un papa per le opere di religione in tutto il mondo. Ho cercato nei nostri conti e non ho trovato niente, punto. Sbatte la porta in faccia al Dipartimento di Giustizia. Queste lettere tra il Dipartimento della Giustizia americano e Marcinkus mostrano fino a che punto lui sia pronto a mentire spudoratamente. La lettera di Marcinkus dice al governo americano che la Banca del Vaticano non verrà coinvolta in operazioni poco pulite. Allo stesso tempo, però, è coinvolto nella frode di Calvi. Mentre si apre il XXI secolo, il Vaticano sembra lentamente emergere nel mondo moderno.
dove la norma, con Papa Benedetto, sarà una maggiore trasparenza. Tuttavia, nel 2012, lo scandalo esplode nuovamente. Un giornalista italiano, Gianluigi Nuzzi, già noto per le sue coraggiose inchieste televisive, prima di tutto questo, viene in possesso di una serie di documenti vaticani presumibilmente segreti che trattano svariati argomenti. Lo scandalo, chiamato VatiLeaks, porta alla luce centinaia di documenti segreti sottratti alla scrivania del Papa. I documenti rivelano corruzione, clientelismo e inefficienze all'interno del Vaticano, mettendo in imbarazzo il Papa e la sua curia. È come se da noi si pubblicassero dei documenti in cui risulta che John Kerry, il segretario di Stato, ha un duro scontro con il segretario alla difesa e lo definisce in tutti i modi, rifiutandosi persino di vedere la sua famiglia. Diremmo, noi non sapevamo che c'era questa guerra. Ma ancora più affascinante per il pubblico è il chi. Chi ha fornito questi documenti e perché? Alla fine è stato arrestato, processato e in ultimo condannato l'ex maggiordomo del Papa, un laico italiano, Paolo Gabriele. Gli sceneggiatori di Hollywood non sarebbero arrivati a tanto a dire che il colpevole è il maggiordomo. Con la fotocopiatrice del suo ufficio ha fotocopiato centinaia di documenti e poi ha consegnato questi documenti riservati a un giornalista italiano. Questo fu un fatto nuovo e la cosa clamorosa fu che furono fatti trapelare dei documenti del Papa. Questa è stata una delle lettere più clamorose venuta alla luce in tutto questo scandalo. È una lettera scritta dall'arcivescovo italiano Monsignor Carlo Maria Viganò. È stato visto come la talpa che voleva svelare situazioni di corruzione, di clientelismo, di spese eccessive e di croniche negligenze. Viganò ha un ruolo importante in Vaticano. Ma per aver portato alla luce i suoi problemi interni, viene rimosso dal suo incarico e mandato negli Stati Uniti come ambasciatore. Si può pensare che la sua nomina ad ambasciatore negli Stati Uniti sia stata un premio, ma all'interno di questo sistema è stata vista come una buona uscita per tenerlo lontano dal potere. Questa è una lettera che Monsignor Viganò ha scritto al cardinale segretario di Stato, il numero due dopo il Papa, chiedendogli e quasi implorandolo di non trasferirlo. Come sappiamo, ha perso la sua battaglia ed è finito negli Stati Uniti. È una sorta di prova, potremmo dire, che mettersi nei panni della talpa in Vaticano, almeno negli ultimi tempi, può non portare fortuna. Benché in Vaticano si siano oggi messe in atto una serie di riforme senza precedenti sotto Papa Francesco, la possibilità di nuovi scandali sembra sempre in agguato. Nel novembre del 2015, il Vaticano ha arrestato due funzionari per aver rivelato ai mezzi di informazione altri documenti interni compromettenti. E il ciclo ricomincia. Non credo che il Vaticano potrà mai uscire dalla nube della cospirazione. Con 2000 anni di storia, il Vaticano non può diventare improvvisamente un'istituzione dove regna la trasparenza. Credo che uno dei grandi e durevoli miti del mondo moderno sia la teoria delle cospirazioni in Vaticano. Non va mai fuori moda, non va mai in crisi. Penso che possano progressivamente diventare più aperti, progressivamente più onesti e forse abbassare il volume delle teorie cospirative. Ma quando una cosa fa presa sull'immaginazione popolare, è difficile che tramonti. Dal processo ai papi morti, alla collaborazione con regimi fascisti, o agli scandali che iniziano con storie di corruzione e sfociano nell'omicidio, quando si tratta dei segreti del Vaticano, sembra che il vecchio detto sia più che mai valido. La realtà spesso supera l'immaginazione.